In primo piano oggi le nostre esportazioni di vino. Nel 2022 hanno toccato il record degli 8 miliardi di euro con un aumento del 12% sull'anno precedente, secondo l'osservatorio di Federvini. Bene anche aceti e superalcolici, dati che si inseriscono nel quadro di un export alimentare complessivamente in forte crescita e che si spiegano soprattutto con la ripresa del turismo e la diversificazione dei mercati di vendita. Siamo collegati con Piero Mastro Berardino, vicepresidente di Federvini. Buongiorno, possiamo dunque parlare di un settore in buona salute? Sì, direi di sì. Questi dati che hai appena menzionato sono sicuramente lusinghieri, sono delle cifre record che arrivano dopo una fase di transizione in cui i nostri imprenditori hanno saputo dimostrare anche una grande flessibilità strategica, la capacità di diversificazione dei rischi di mercato e di coltivare delle aree del mondo diverse in maniera tale da non risentire di fasi congiunturali che pure ad alcuni mercati hanno creato dei problemi. Alla fine possiamo dare un giudizio sicuramente positivo e incoraggiante per quello che sta avvenendo nel prossimo futuro. Dottor Mastro Berardino, resti con noi perché adesso parliamo di nuove pratiche agricole nel vostro settore e in particolare di vino biologico nel Chianti. Seguiamo l'inviata Anna Scafuri. Ha lasciato la città, catturato dalla bellezza di queste colline che degradano verso Panzano. Tra boschi, vigneti e oliveti, la scelta del metodo di coltivazione è stata spontanea. Agricoltura biologica. Quando tu non inquini il terreno, quando non dai diserbanti, quando non intervieni con molecole chimiche di sintesi, ma soltanto con elementi naturali. Non uso concimi da 20 anni e le mie viti stanno benissimo. Luca è a capo del primo distretto biologico del Chianti, produttori che collaborano con i sindaci per sperimentare nuove pratiche agricole e ridurre l'impatto delle attività umane sul territorio nella zona di produzione del Chianti classico, dove c'è la percentuale di viticoltura biologica fra le più alte al mondo. Pensate che qui oltre il 50% del territorio vitato è certificato biologico, a fronte di una media nazionale del 17%. Una scelta che premia anche in anni difficili il Consorzio del Gallo Nero, fondato nel 1924 da 30 produttori. Oggi sono 482 ed esportano in 160 paesi, soprattutto Stati Uniti e Canada. Crescita del suo valore, del suo fatturato del 17%, quindi un risultato eccezionale. Il vino di punta, la gran selezione, il vertice qualitativo della denominazione aumenta del 30% i livelli di imbottigliato. Siamo sicuramente una comunità del vino più forte. Dottor Mastro Berardino, l'Irlanda ha proposto una nuova etichettatura delle bevande alcoliche che non trova d'accordo l'Italia e gli altri paesi. Voi la considerate discriminante, perché? Ma prima di tutto è un approccio che tende a colpire degli stili di vita e di consumo che sono tipici dei nostri consumi mediterranei e che quindi non fanno distinzione, come si è detto ampiamente in queste settimane, tra il consumo moderato e l'abuso. È noto che chiunque si dedichi ad attività di degustazione in maniera professionale, con attenzione al dettaglio, si allontana dal rischio dell'abuso e si avvicina invece ad una prospettiva edonistica che tocca il particolare, che analizza il dettaglio. Tutti gli investimenti fatti sulla sostenibilità ambientale, il servizio appena passato di Anna Scafuri nel testimonianza, sono la dimostrazione dell'impegno da parte degli operatori del nostro comparto in direzione di un consumo sempre più sano, affidabile per il consumatore. Quindi siamo distanti anni luce da un approccio di demonizzazione di uno stile di vita, ripeto, che noi abbiamo sempre promosso attraverso un'attività di educazione del consumatore. La Commissione europea purtroppo è rimasta immobile di fronte ad una scelta che l'Irlanda ha fatto, che è in controtendenza ed in contrasto con la stessa piattaforma normativa europea. E come dimostrano peraltro le opposizioni che hanno fatto molti stati membri dell'UE. Ora purtroppo la vicenda è arrivata troppo oltre, troppo in là, e quindi bisogna affrontare una strada che è necessariamente più litigiosa, vale a dire una strada di carattere più giudiziario, cioè la questione va portata da un lato all'attenzione della World Trade Organization, quindi dell'Organizzazione del Commercio, e dall'altro ci sarà la Corte di Giustizia che potrà forse intervenire
a sostegno dei produttori che hanno sempre operato con correttezza e che vogliono continuare a farlo, ragionando di stili di vita e di consumo responsabili e sani. Grazie, grazie allora Piero Mastro Berardino, vicepresidente di Federvini. Noi andiamo